Strabico, Eccoci no? qua, eccoci qua che siamo entrati in studio. Allora, Ermanno, la parola a te per questo. Come no, 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 tieni pure la parola, prego. Allora, iniziamo questo. Subito con presentare l'ospite, innanzitutto, che abbiamo qua in studio, che ci ha raggiunto. Buonasera, Enzo De Biasi. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e telespettatrici. Certo. Allora, De Biasi fa parte del team tecnico del Codacons. Codacons, associazione dei consumatori. Allora, noi abbiamo qua questa sera per parlare ancora dei rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche. Allora, nei giorni scorsi ci sono stati grandi annunci, è stato firmato il primo decreto attuativo, si è festeggiato e qui i soldi quindi, quando arrivano? Ecco, allora. I soldi, innanzitutto mi permetto un piccolo scoop, nel senso che voglio ringraziare la testata online, che è una piccola testata, Belluno Press, che ospita sempre i miei iscritti, a cui do gratuitamente, e che quest'anno festeggia 10 anni di testata online della provincia di Belluno, provinciale però, che si occupa anche delle questioni nazionali, in particolare il direttore che è Roberto Denard. Ecco, detto questo, i rimborsi probabilmente arriveranno a partire da gennaio, ma qui ci sono tre sottolineature da fare. La prima è la prima volta che si arriva a fare un anticipo alla stampa di un decreto che è all'interno di un decreto legge che è ancora fattibile di emendamenti da parte del Parlamento. Quindi non si ha nemmeno il rispetto del Parlamento, che potrebbe anche cambiare il decreto legge, di cui questo è uno dei tre decreti attuativi. Perché questo decreto che l'onorevole Villarosa ha preannunciato non è ancora apparso in Gazzetta Ufficiale, quindi legalmente non è esistente. Quindi non c'è ancora. Insomma, quindi non c'è ancora. Ma anche i mezzi di informazione di massa, i quali hanno titolato c'è il decreto, arriva l'indennizzo, probabilmente non l'hanno letto a fondo, per il semplice motivo che il decreto ha bisogno di altri due decreti che sono previsti dal decreto legge tuttora in discussione e che dovrebbe essere convertito entro il 30 di giugno, in modo tale che ci sia una commissione di valutazione che deve essere nominata. Occorre una commissione fatta da 9 persone in carne ed ossa, non su decreto. Ovviamente la commissione è fatta di esperti con curricula e naturalmente quando voi sapete meglio di me che quando si tratta di scegliere gli esperti che sono di nomina ministeriale sarà da vedersi se si va, come si usa dire, intuito persone oppure si fa anche un minimo di procedura di trasparenza con avvisi di candidature e naturalmente tutte queste pratiche normalmente si risolvono, lo dico in termini ironici, si risolvono nel giro di un batter di ciglia, anzi normalmente basta che ci sia il decreto e la commissione arriva il giorno dopo. Così non è, così non è mai stato e così non sarà. Poi soprattutto manca un terzo decreto, che è quello al quale è demandato la data di apertura, cioè dal giorno in cui il risparmiatore può fare la domanda, che è dal giorno in cui, cosiddetto termine finale, è l'ultimo giorno in cui può presentarla. Dice il decreto legge, che ricalca la legge votata 4 mesi fa, che dovrà passare un periodo di tempo pari a 180 giorni, cioè 6 mesi. Oggi siamo il 17 di maggio, quindi volgendo lo sguardo al calendario solare. Ammesso che il decreto terzo arrivi a luglio o a giugno, ma probabilmente a luglio, noi siamo già nel 2020. Ecco, quindi
quando la stampa, la radio, la TV, voi siete gentili ad avermi invitato, dice, come ho letto su alcuni quotidiani regionali del Veneto, c'è il decreto, arriva l'indennizzo, è una notizia che per essere buoni è inesatta, perché è come aver fatto un triciclo ma mancano due ruote. E inevitabilmente il terzo decreto porterà a gennaio del prossimo anno. Poi, perché questi altri due decreti, allora c'è un decreto che è contenuto... Allora, questo decreto che è stato annunciato ha una funzione essenziale, ancorché nel non rispetto del Parlamento, che ovviamente di norma è la prima volta che io assisto che si anticipi un decreto rispetto a una norma primaria, che è il decreto legge, che deve ancora essere perfezionato. Ho tenuto poi presente un'altra questione, che questo governo ha ereditato i decreti attuativi di tutti gli altri governi non tradotti in pratica, più questo, e va a preoccuparsi di anticipare alla stampa mezzo decreto di una cosa di cui ne serviranno altri due per poter dire cominciate a fare le domande, perché questa è l'assurdità, cioè una delle tante assurdità di questa vicenda, in cui si è perso da parte del governo in carica un anno e mezzo di tempo, perché noi ricordiamo che il 24 maggio dell'anno scorso, certo, l'attuale Premier Conte disse uno dei primi atti che farò del mio governo sarà risolvere la questione dei truffati. Hanno fatto tante norme, tutte pasticciate, e non hanno risolto nulla, hanno perso un anno e mezzo di tempo, con soldi che ci sono e una legge che già c'era prima, la 205, la finanziaria dell'anno scorso, che consentiva di distribuire i soldi. Cioè, qui siamo in una situazione kafkiana per cui i soldi c'erano già dal 2017. I decreti, il primo doveva essere fatto entro il 31 marzo, ma coloro che hanno vinto le elezioni, in particolare i 5 Stelle, hanno detto no, fermi tutti, niente decreto entro il 31 marzo, noi faremo di meglio. Ecco, loro hanno fatto di peggio, che peggio non si può, perché basta vedere il calendario, i mesi che sono passati. Poi hanno traguardato, su iniziativa di un senatore, tra l'altro veneziano, Andrea Ferrazzi, spostato il termine del 31 marzo al 31 di ottobre del 2018, votato all'unanimità dal Senato della Repubblica. Poi a settembre del 2018, nonostante Di Maio abbia fatto la campagna elettorale dicendo sotto il 100% è un'elemosina, la stessa maggioranza governativa che aveva detto sotto il 100% è un'elemosina, adesso, a settembre dell'anno scorso, ha detto 30% massimo 100.000 euro. Oh, naturalmente gli unici due partiti, per onor di cronaca ed è giusto citarli, sono stati Forza Italia e Partito Democratico, che hanno presentato un ordine del giorno con cui dicevano semplicemente consideratelo a titolo di anticipo, a titolo di acconto. Non sono stati badati, ovviamente, perché sono l'opposizione. Dopodiché rifanno la cosiddetta bella legge, poi se volete c'è anche da vedere come sono stati trattati quei casi che sono stati comunque esaminati dall'arbitro delle controversie finanziarie, che è un arbitro gratuito messo in piedi da Consob. Hanno fatto la finanziaria di quest'anno, che prevedeva entro il 31 gennaio che doveva venire fuori un decreto. Ma poiché la norma che hanno voluto cambiare i 5 Stelle al Senato della Repubblica è stata una norma che cozzava contro il regime d'aiuto previsto dall'Unione Europea, aperta parentesi, questione che esiste già e nota da decenni, ma naturalmente qui mi pare di essere tornato indietro al Partito Comunista, quando c'era la volontà politica però dentro le regole. Se noi facciamo parte di un'Europa dobbiamo rispettare le regole, non è che con la volontà politica si risolvano le questioni. Allora hanno perso questi quattro mesi e adesso la tempistica è questa.
anticipo del decreto che non c'è, verrà fuori, mi auguro che la stampa non dica apparso il decreto sulla Gazzetta, ne mancano due, però l'indennizzo andrà per il 2020 per il 30%. Ecco, allora questa scelta cosa fa pensare? Questa non c'è la volontà di rimborsarli, oppure no, i soldi allora, sono stati utilizzati per altre cose? Io non sono un politico, sono un tecnico, sono abituato a guardare gli atti, i fatti e i numeri. Il popolo italiano ha mandato dei cialtroni al governo, tutto qua, non c'è. Presto o tardi arriverà il 30%. Mi scusi, allora, prego. Siamo in... Siamo... degli inidoni. Il popolo italiano ha deciso. Perché quando c'erano i governi della Democrazia Cristiana che saltavano ogni 8 mesi e si facevano saltare tutte le banche, ma poi interveniva la Banca d'Italia, riassorbiva tutto e ripartiva, quelli non hanno condotto l'Italia allo sfacelo che abbiamo ereditato oggi? Sì e no, perché c'è stato un primo periodo in cui la democrazia... Il fallimento della adesso non mi ricordo, che era il consorzio delle casse di risparmio, no? E il presidente di questo era Bernabei, ha fatto fallire per l'epoca, parliamo degli anni 70-80, qualcosa come 20.000 miliardi, però allora si poteva fare perché interveniva la Banca d'Italia e metteva denaro, si svalutava la lira e si andava avanti lo stesso. Quindi non credo che oggi c'è più possibilità di parlare, quindi c'è più facilità di criticare, non per difendere questo governo. Questo governo si è trovato una patata bollente che gliel'ha lasciata bollente il governo precedente, che era quello che lei cita, tanto per creare un equilibrio, un equilibrio di conversazione. Ecco, che lasciate il PD e Forza Italia, perché quello era il governo Renzi che ha fatto saldare le banche popolari, no? Ecco, allora adesso, perché non sono svelti a tappare il buco che hanno fatto i governi precedenti, sono incapaci. Io vorrei capire se lei avesse ereditato questa patata, sarebbe così abile a fare trovare la soluzione. Io non credo. Sì, no, ma la soluzione allora, era già scritta. Allora, perché è facile criticare i tempi e i metodi. Allora. Ci siamo trovati di fronte, proprio grazie al PD, che adesso sta mangiandosi le dita, di fronte a una situazione che abbiamo messo insieme due galli nello stesso pollaio. E quindi, chiaramente, è un governo che soffre di strabismo politico, e questo è un altro fatto che sta ai partiti tradizionali, e purtroppo questo è il fatto e noi pagheremo. Quello che io mi auguro e auguro ai nostri telespettatori di avere i soldi indietro per il più presto possibile. È chiaro che vantaggio di tutti i partiti, compreso 5 Stelle, fare la grande azione di rimborsare queste persone. È chiaro che non è una cosa semplice, perché non l'ha fatto il governo precedente, mi pare, no? Quindi se l'ha assunto questo governo che sta spingendo, ma forse non è così veloce come il governo precedente, perché non ha preso la stessa soluzione e l'ha imboccata? Sì, e mi pare di no. Non è. Allora se mi permette, il discorso, se l'avesse fatto, probabilmente avrebbe avuto una posizione diversa alle elezioni. No, perché allora, parliamo di decine di migliaia di truffati. Quindi questa è la... Vanno fatte per ricreare un po' di equilibrio. Sì, perché... allora, lei ha ragione di creare l'equilibrio. Preciso, la Democrazia Cristiana quando ha governato... Era un disastro. Non è affatto un disastro, perché ha portato il paese a essere la settima potenza mondiale. Poi nell'ultimo ventennio non è stata all'altezza per mancanza di alternanza. Questa è un'opinione politica. La settima potenza mondiale come la sua. Non lo era e non l'ha mai stata. Le spiego perché. Perché solo un decimo della Cina di allora faceva l'economia italiana. Perché parliamo di 1.300.000, perché sennò queste cose... l'Italia si è sviluppata, non grazie alla Democrazia Cristiana, ma grazie all'obbligo che ha avuto
questo Stato di crearsi una democrazia, perché diciamo che nel ventennio la cristianità era tutta dalla parte di Mussolini, purtroppo pochi erano quelli che se ne erano usciti da questa situazione. Alla fine della guerra fu dato il compito alle persone più sane, quindi De Gasperi e gli altri, di cercare di mettere insieme una repubblica che funzionasse. Però c'è stato purtroppo non c'è stata l'alternativa, perché era impossibile l'alternativa, c'era la guerra fredda, e la Democrazia Cristiana purtroppo di necessità virtù ha creato anche delle situazioni abbastanza drammatiche, e ne abbiamo contessa fino alla soppressione del povero Moro, no? Quindi, diciamo che tutto è degenerato dopo Moro. Comunque, non voglio aprire non è generato storico. Dopo Moro. A Moro ci sono arrivati, ci hanno voluto arrivare, e è andata bene così, perché volevano che il risultato fosse quello. Moro interferiva su quelle che erano le soluzioni di una guerra fredda, che poi abbiamo visto da quale parte andava. Diciamo, questo non è morto storico. Soltanto Moro, è morto anche un papa. Sì. Allora è venuto il Papa giusto, polacco, ha aperto le porte e ha fatto crollare il muro. Tanto perché i nostri telespettatori, che sicuramente conoscono la storia, non si inciampino su delle affermazioni. Ma nemmeno io voglio inciampare. Purtroppo il problema è un altro, che a quell'epoca l'informazione giornalistica non c'era. Era una falsa informazione giornalistica, perché se il giornale non tirava dritto per la direzione che si voleva, allora poteva avere delle difficoltà. E questo oggi c'è una libertà di comunicazione, le garantisco perché io sono giornalista dal 1970 e avevo fondato il mio primo giornale, e il papà di Tullio era il mio direttore responsabile, io non ero ancora giornalista, nel 1962 aveva fondato un giornale, e le garantisco che era molto difficile dire le cose come stavano, perché veniva censurato tranquillamente o perdevi il posto. Io ho perso il posto di giornalista presso un settimanale veneto solo perché a un certo punto ho detto chiaro e tondo cosa pensavo di un certo Bisaglia, che poi abbiamo scoperto quante belle cose stava facendo, no? Ecco, lo scandalo dei petroli, che poi è stato insabbiato, e è stato insabbiato anche il povero Bisaglia. Quindi non parliamo di un'epoca dove noi abbiamo fatto una strada in salita per crearci una democrazia. Oggi i cittadini italiani, è stato chiesto un voto, i cittadini si sono espressi con dei partiti o delle associazioni, con dei gruppi politici, per vedere se ci fosse un'alternanza a quello stallo politico che ci aveva portato, compreso il signor Presidente della Repubblica. Comunque io vorrei tornare un attimo sulla questione, perché sull'aspetto storico penso che ci sarebbe molto da discutere. E lei mi diceva del governo precedente. Allora, il governo precedente è intervenuto nella vicenda delle due banche salvando 11.000 posti di lavoro, salvando tutti. Hanno regalato la banca a un'altra banca. Mi scusi, no, ma ne abbiamo già parlato, adesso ribaltare la questione. Una banca è stata regalata per un euro. Siccome io ho detto ci riuniamo tutti e gli offriamo un milione di euro, ancora ci straguadagneremo. Benissimo, allora l'imprenditoria per correggere quello che lei sta dicendo. Allora, a un certo punto, quando è stata assorbita la Popolare, sono stati mandati in pensione tutti quelli che stavano nella Banca Intesa. Allora, quindi hanno pareggiato, hanno assunto da una parte, hanno mandato fuori dall'altra. Allora, i soldi li ha tirati fuori dalla collettività. Certo. Se l'imprenditoria veneta voleva fare una catena di imprenditori, poteva benissimo rilevare le due banche invece di far intervenire lo Stato. Però l'imprenditoria veneta è sparita, punto. Quindi l'imprenditoria veneta ha mangiato su quelle banche, poi si è riempita la pancia, dice ancora di più, no? Ecco, no, si è riempita la pancia, doveva tirare fuori i soldi. Perché il controllo della Banca fuori. D'Italia non c'è stato, ma diciamo che abbiamo capito come vanno le cose in Italia. L'imprenditoria veneta è sparita. Sì. Lo Stato, col governo che c'era, il Parlamento che c'era, ha tirato fuori i soldi per garantire che non ci fosse macelleria sociale. Due, per garantire tutti i correntisti anche sopra i 100.000 euro. L'unica cosa che si è
e non ha potuto fare perché non era nell'ordine di idee, in quanto questi erano azionisti, anche se erano azionisti di un certo tipo, perché le azioni di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza non erano mai state quotate in borsa. Bene. Allora, quell'operazione andava fatta con cautela, con calma, perché allora, questi passaggi, la legge, se mi governo lascia, Lenzi, se mi lascia il governo finire, Lenzi ha messo in crisi le banche popolari italiane. Il governo e per Renzi, quale motivo non si capisce? Forse non lo sa nemmeno Renzi. Non penso. Il governo Renzi e il governo Gentiloni, pressati anche dalle associazioni di consumatori, tra cui anche la nostra, hanno messo in piedi la legge, la finanziaria. Perché non hanno rimborsato loro, che sono tanto bravi? Adesso sono, se mi lascia sono parlare, pratici, che lo spiego. Mi scusi, perché ha lasciato a questo governo? Allora, sono 5 anni che ci andiamo dietro, abbia pazienza. Allora, perché siccome lei dice che sono incapaci, perché non hanno fatto subito. Ma adesso se mi lascia non parlare, fatto, lo dico, mi scusi, perché sono 5 incapaci. Anni non sono riusciti a fare quello che stanno tanto facendo questi. Tanto non sono 5 anni perché la finanziaria 205 del 2017. Ci sono stati 4 commi. 1106-1109 votato da tutto il Parlamento, con l'astensione della Lega, che prevedeva un investimento di 100 milioni di euro, 25 milioni ad anno, che dovevano essere subito gli esercizi con decreto che doveva essere fatto entro il 31 marzo. Benissimo, lei si ricorderà, i telespettatori ricorderanno. Sì, abbiamo fatto una diretta anche col senatore, abbiamo fatto una diretta col senatore. Con chi è che ne abbiamo parlato? Ecco, il quale ci ha detto sì, vedremo, faremo il 4 e 5 marzo vincono. Ah sì, con Baretta. I 5 Stelle hanno chiesto e hanno detto che era opportuno soprassedere all'emanazione del decreto da parte del governo defunto, perché loro avrebbero fatto meglio. Questo è agli atti, tutto qua. Finché governava poteva fare quello che voleva, non è 5 Stelle all'opposizione, o che non è stata eletta, vogliamo dare ragione a quelli che hanno fatto il disastro? Io sto dalla parte dei telespettatori, e i telespettatori sono incazzati, neri, perché... I governi precedenti, uno ha fatto saltare le banche, il secondo non ha rimborsato nessuno, terzo adesso accusate questi che stanno da un anno lì e che probabilmente, non sono pratici, perché quando si sono trovati una bomba atomica in mano ha detto cosa ne facciamo? Ma non c'è nessuna bomba atomica, mi lascia finire, perché? E allora tiri fuori i soldi lei e abbia pazienza. No, c'erano già settembre 2017 l'onorevole Pesco Daniele, aveva fatto un'interpellanza al ministro del tesoro, perché c'era tutta la vicenda che stava montando degli azzerati delle banche, e il sottosegretario Buitoni aveva risposto che esistevano 1.372 miliardi e 1 miliardo 372 milioni nelle tabella N del ministero del tesoro, cioè soldi dimenticati dagli italiani che potevano essere ridistribuiti dagli italiani. Sulla base di questo è stata fatta la finanziaria, sono stati messi i primi soldi, bastava fare il decreto a cui non si è opposto proprio i 5 Stelle, e i soldi potevano già essere stati dati a partire da luglio 2018. Ciò non venne fatto perché loro dissero faremo di meglio. No. Perché non erano al governo, quindi non poteva dire niente. Allora, quelli che erano al governo potevano decidere fino all'ultimo di farlo, dopodiché lasciavano in eredità le loro decisioni 5 Stelle, e 5 Stelle dovevano adempiere. Allora, perfetto. Il senatore Ferrazzi al Senato della Repubblica ha fatto votare unanimità lo slittamento al 31 ottobre dello stesso decreto. Quindi loro erano al governo da 2 mesi, dal primo di giugno. E avrebbero potuto distribuire i soldi. E si sono scottati, alla patata bollente, pazienza. Scottati. Ma cosa scottati? C'erano i soldi. I soldi c'erano già. Vabbè. Non hanno scoperto nulla, bastava distribuirli, non l'hanno fatto. Punto, perché se facevano il decreto entro il 31 ottobre i soldi venivano già distribuiti. Quindi coloro i quali si incazzano devono incazzarsi solo con questi. Ho capito. Punto. Vabbè. Ma questo è il punto, non è che ce ne siano tanti. E quindi adesso restiamo in attesa. Ai telespettatori l'ardua sentenza. L'altra vicenda poi la fronte al massimo fattore. Sì, del 30%, che anche quella è una disuguaglianza più unica che rara, per semplice motivo.
Quando a settembre dell'anno scorso viene dato l'incarico alla CF, all'arbitro, di poter intanto saldare coloro i quali avevano fatto domanda all'arbitrato per poter, diciamo, per poter avere il ristoro, e che non era stato possibile perché a giugno era intervenuto nel 2017 la sospensione dell'esercizio. Vabbè, abbiamo capito che siamo di fronte a delle persone che a lei non piacciono. Ma no, e quindi ma chiudiamo qui il nostro, sono, scusi, fatti, cioè, sono i fatti, sono i fatti. Allora, qua i dati, hanno fatto saltare le banche, non si sa niente, non va bene. No, ma le banche sono saltate, scusi, lei che è imprenditore. Fa saltarla un'azienda, chi la gestisce o chi la deve controllare? Per primo. Ambedue. Allora i revisori dei conti cosa stavano a fare? Appunto. Appunto, quindi. Consiglio di amministrazione, scusi, allora andiamo avanti. La magistratura cosa ci stava a fare? Quando la Banca Popolare di Vicenza ha assunto il procuratore di Vicenza, l'ha presa per busta paga, abbia pazienza, e quello si è dimesso da procuratore perché prendeva più soldi alla Popolare. Mi scusi. Allora, lei, se crei un po' di equilibrio, perché non si può scaricare tutto sulla schiena di uno. Ma io non scarico niente, io dico i dati, non è che va bene, la inviteremo più avanti, sperando che ci porta delle notizie più buone. E che arrivino gli altri decreti nel prossimo anno, arriveranno nel frattempo che arrivino gli altri pubblicitari, e procediamo all'ultima parte dedicata. No, guardi, mi scusi, la prossima puntata, parliamo di, invece, di autonomia veneta, perché è una provocazione. L'autonomia sarà così importante di fronte a un'elezione europea, o va in contraddizione? Ecco, questa è l'interrogazione. Grazie, e ci vediamo a breve. Un attimo solo, deve partire la sigla prima. Grazie ancora per essere stato con noi. Per i telespettatori, break pubblicitario, arriviamo subito comunque.